Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sull'intercessione di Maria Santissima. La Madonna intercede per noi presso il Figlio. Il popolo cristiano ricorre a lei con fiducia, sapendo che ella ci ama e ci vuol far del bene. Non c'è città, non c'è paese dove non ci sia un'immagine della Madonna, dove i fedeli accorrono con fiducia per ottenere i benefici di Dio. Se un cristiano è in difficoltà, quasi istintivamente si rivolge alla Madonna, alla Madre che benevolmente ascolta le suppliche dei suoi figli. E Gesù ascolta le preghiere che la sua e nostra Madre gli rivolge a nostro favore. La Madonna parla al cuore del Figlio ed è sempre esaudita. Per questo motivo, il Papa San Giovanni Paolo II, citando il Beato Bartolo Longo, così scriveva al numero 16 dell'enciclica Rosarium Virginis Mariae: «L'insistente implorazione della Madre di Dio poggia sulla fiducia che la sua materna intercessione può tutto sul cuore del Figlio. Ella è onnipotente per grazia, come, con audace espressione da ben comprendere, diceva nella sua supplica alla Vergine il Beato Bartolo Longo. Una certezza questa che a partire dal Vangelo si è andata consolidando per via di esperienza nel popolo cristiano». Così termina la citazione di Giovanni Paolo II. Per la Madonna, dunque, il chiedere equivale all'ottenere. Ella è veramente l'onnipotente per grazia. Gesù è onnipotente per natura perché è il Figlio di Dio. La Madonna lo è per grazia, in quanto è sempre esaudita nelle sue preghiere. Molto bello è pure l'accenno del Papa alla certezza che il popolo cristiano avverte di questa onnipotente intercessione di Maria, una certezza che si è consolidata per via di esperienza. Rettamente intesa, l'intercessione della Madonna non offusca l'onnipotenza di Dio, ma ne risalta ancor di più la grandezza. Per quale motivo la Vergine è sempre esaudita nelle preghiere che rivolge a nostro favore? San Luigi di Montfort, nel suo trattato che stiamo meditando, al numero 27 ci dà una spiegazione molto profonda. Ecco le sue parole: «Poiché la grazia perfeziona la natura e la gloria perfeziona la grazia, è certo che nostro Signore è ancora nel cielo Figlio di Maria, come lo era sulla terra, e perciò ha conservato la sottomissione e l'obbedienza del più perfetto di tutti i figli rispetto alla migliore di tutte le madri». Bisogna però guardarsi bene dal ravvisare in una simile dipendenza qualche abbassamento o imperfezione in Gesù Cristo. Infatti Maria, essendo infinitamente al di sotto di suo Figlio che è Dio, non gli comanda come farebbe una madre di quaggiù al proprio figlio che le è inferiore, bensì, essendo tutta trasformata in Dio per la grazia e la gloria che trasforma tutti i santi in Lui, domanda, vuole e fa unicamente ciò che è conforme all'eterna e immutabile volontà di Dio. Così termina la citazione di San Luigi. In un certo senso sembra quasi che Gesù, perfetto Figlio di Maria, obbedisca alle richieste della Madre. Certamente, avendo sempre fatto la volontà di Dio, ora Maria è sempre esaudita nelle sue preghiere. È come un premio per la sua fedeltà e generosità. Ma c'è un'altra spiegazione, più profonda, che San Luigi ci fa intravedere. Maria ha sempre fatto la volontà di Dio, e anche in Paradiso
continua a volere ciò che Dio vuole. La volontà di Dio è immutabile e le preghiere che i santi rivolgono a Dio certamente non mutano questa eterna volontà. Da tutta l'eternità Dio ha già deciso quali grazie donarci, ma queste grazie, insegna San Tommaso d'Aquino, molte volte sono condizionate alla nostra preghiera. Se preghiamo, le otterremo. La preghiera è dunque fondamentale. Certamente Dio sa cosa è bene per noi e ce lo vuole donare, ma vuole che noi lo domandiamo e condiziona molte grazie alla nostra preghiera. Pertanto la preghiera non cambia il progetto di Dio, ma ci consente di raggiungere la condizione posta da Dio. In questa preghiera ci facciamo sostenere dall'intercessione dei santi e soprattutto dall'intercessione della Beata Vergine Maria. Se lei prega, la grazia è fatta. Ella non muta l'eterna volontà di Dio, ma con l'intensità della sua preghiera raggiunge efficacemente la condizione da lui stabilita. Ella domanda solo ciò che è secondo questa eterna volontà, non può volere ciò che Dio non vuole. Tante volte la preghiera più bella sarà quella di abbandonarsi completamente nelle braccia materne di Maria, dicendo: Madre mia, per quanto riguarda questa mia intenzione, si compia unicamente la volontà di Dio, che tu ben conosci e per la quale preghi. Questa preghiera sarà certamente esaudita. La celeste intercessrice otterrà certamente da Dio ciò che chiederà per noi. Per questo motivo, Giovanni Paolo II, al numero 16 dell'enciclica Rosarium Virginis Mariae, citando Dante Alighieri, affermava: Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. Con il tempo, quanto più un'anima si avvicinerà alla Madonna, tanto più avvertirà i suoi materni richiami e comprenderà se un'intenzione di preghiera è secondo la volontà di Dio o è solamente frutto della nostra volontà. Avvertirà se la sua supplica è gradita al cuore di Maria e sarà certo che prima o poi sarà esaudito. Siano lodati Gesù e Maria.